cari amici, bentrovati. Ecco, ci siamo nel nostro laboratorio creativo. Stiamo facendo arte. Questa è una puntata totalmente dedicata a arte stramba. I veri artisti. Beh, arte come piace a noi, però è particolare perché abbiamo già visto Alice. Di tutti. Mimma. Ok. Allora, anche tu hai portato una tela. Adesso bisogna vedere se... Sì, perché la tela... Non devi essere da meno, perché chi ha seguito la puntata precedente ha visto cose strabilianti con Alice. Allora. Vediamo. Per chi non sa disegnare... Due. Ho pensato di fare un piccolo quadretto, la cui particolarità saranno i bottoni. Vuoi una cosa normale? No. Prima il phone. Vediamo. Vedrai che darà un sacco di colore, una piccola tela così, no, ma... appeso darà un sacco di colore. Devo essere fiduciosa, okay. Infatti. Quindi, spiegaci un po' che cosa ci hai portato. Ci serve una tela, dei colori acrilici. Io ho scelto tonalità di marrone e bianco, poi vedremo perché. Dei bottoni. I bottoni sono della tonalità del rosso mattone, ok? Anche lì ti spiego. Non vuoi svelare, dici, no. Ma non dici, va bene. Dei pennelli. Facciamo vedere le punte. Sottilini ci vogliono. Ok? Ok. Dell'oro. Che oro della, è bene anche acrilico, mi serve veramente poco, quindi basta anche un tubettino veramente piccolo. E vabbè, delle ciotoline che adesso useremo per mescolare i colori. Va bene. Okay. Allora, dobbiamo decidere il soggetto del quadro. Il soggetto del quadro è un albero. E fino a un albero ce la possiamo fare. Vediamo adesso, non canterai. Quindi, vittoria. Se io consiglio, se non si è bravi a disegnare, di non disegnarlo direttamente sulla tela. È vero che si cancella la tela, però rimarrebbe comunque un segno sottile. Quindi io ho fatto un disegno su un cartoncino e l'ho ritagliato. Bello questo mosso dal vento. È un albero completamente piegato dal vento. Quindi ti sei già portato avanti, non ci hai fatto vedere. No, perché la traccia. Cancelli, ricancelli, insomma. Bello, bene. Con molta calma, e ci deve essere anche la parte divertente, uno si disegna un albero. L'importante è che abbia proprio questa forma piegata dal vento. Poi vedremo anche perché i bottoni daranno senso a questa piegatura. Va bene, infatti vedo che hai scelto colori autunnali, quindi sì, l'ambiente c'è, l'ambientazione, sì, procediamo. I colori marroni sono proprio perché faremo un albero, quindi coloreremo un albero. Ok. Una volta fatto la sagoma posso stare più tranquilla e ricalcarla sulla mia tela. Un'altra cosa che ti dico, Martina, è la tela, nel senso la tela è bianca quando la acquistiamo. Per non creare troppo stacco con il marrone dell'albero, io ho fatto un fondo di un bianco avorio. Hai visto che io neanche me ne ero accorta, però è vero, adesso non so se dalla telecamera, forse dalla telecamera bianca si intravede, però è vero, lei l'ha colorata, ha fatto un po' avorio. Sta molto meglio. È vero, bello. Ok, quindi partiamo, posizioniamo la nostra sagoma sulla tela, sollevata un po' dalla parte finale, quindi in questo modo, in modo che sotto rimanga dello spazio che andremo a terminare. Quindi iniziamo a ricalcarlo con la matita. Ok, vai. Con la matita possiamo andare sulla tela. Un po' di pazienza. Questo è un lavoro un po' da certosino, sì. Adesso pian pianino. L'altro consiglio che do è di fare una figura abbastanza semplice. Una sagoma abbastanza semplice. Ecco, però non mi pare il nostro caso, no, va bene. No, nel senso, con i rami principali, volendo dopo puoi fare più rami a mano libera, più piccolini, però, ecco, anche perché... No, ma io ti stuzzico sempre, ma in realtà mi piace molto, mi piace. C'è anche chi sa disegnare, quindi magari uno può farla anche a mano libera, Martina. Allora, intanto che tu continui... con il tuo lavoro, io ricordo a chi ci sta seguendo da casa che noi, come ormai lo sapete, siamo anche su Facebook, basta che digitiate Idee nelle mani, ci trovate molto facilmente. Noi aspettiamo tutti i vostri suggerimenti, aspettiamo che ci facciate delle proposte, così potete venire qui se volete. Anche ci delle mandate... critiche, eh? Eh sì, anche delle critiche. E poi dopo possiamo provare a replicare, a fare, se leggete su blog, su internet, delle curiosità, noi ci proviamo.
più o meno abbiamo più o meno adesso abbiamo fatto una traccia a matita, non so se si vede bene, si intravede, dai. E poi è da terminare nella parte finale. Va bene, quindi nella parte finale qui posso andare anche a mano libera, termino così e qui una linea a mano, mettiamo un po' di colore che va diluito un po' poco con l'acqua, quindi possiamo anche far così, guarda Martina, bagnare il pennello. Va bene. Ok, bagniamo il pennello, lo utilizziamo bagnato. La misura, ti ripeto, del pennello è da qui in giù, in alcuni punti useremo quello più piccolo. Sì, bisogna essere un po' precisi perché il disegno sì, non è dei più facili, però... Però essendo un albero, cioè non è che un ramo sia esattamente preciso, quindi proviamoci almeno, no? Guarda, io non sono precisa per niente. No, no, è già brava, è già brava. Adesso posso testimoniare che noi vogliamo dare un po' un'idea. Sì. Adesso qua ti lascio finire giusto una prima parte di ramo. So però che ne hai portato uno già fatto. Sì, perché poi ci vuole proprio tempo, bisogna farlo con calma. Facciamo vedere intanto come viene. Questa è la traccia, il colore. Allora, come vedi Martina, guarda, qui avevo fatto i rami principali, in questo qui, che stavamo facendo. Dopo ho fatto dei rami anche più piccoli, che li andiamo a fare dopo, qui non ci sono tutti i rami che poi ho fatto. Sì, ok, quelli ne hai aggiunti. Quelli sottili li fai dopo, perché ritagliarli poi sarebbe ancora più difficile che farli dopo. Benissimo. Nella parte sotto, come puoi vedere, ho fatto una sfumatura di un colore un po' più chiaro. Infatti avevamo i nostri acrilici, li abbiamo visti prima. Avevamo il colore ocra. E poi dopo vedo dei riflessi. Brava. E ho fatto il riflesso oro qui. Ma questo è tutto molto personale, capito? È... Io ti spiego quello che ho fatto io, così... Va bene, così abbiamo fatto vedere un po' tutti i passaggi. Sì. Ora dobbiamo abbellire ancora questo quadro. Attacchiamo i bottoni. Con la colla a caldo. Con la colla a caldo, quindi i bottoni che vedremo, adesso li segniamo tutti. Sono tutti di un'altra età, come ti ho detto prima, abbastanza un po' autunnale. Quindi utilizzo la colla, volendo si può usare anche la Vinavil. Okay? Sì, ma lo sappiamo anche che questo, tanto la colla okay, caldo fa presa facilmente in poco tempo. Vediamo. Niente Martina, lo scopo è attaccare i bottoni nelle parti finali dei rami, come se fossero delle foglie. L'effetto finale però è veramente bello. Visto che noi siamo super attrezzati nel nostro laboratorio, abbiamo anche un'altra colla calda, sì. Adesso ti do una mano. Brava, prendo. Dammi una mano. Vai. Bello, veramente una bella idea. Quadro, vedi? Visto che non sono stata fiduciosa all'inizio quando ho visto i bottoni, ero un po' perplessa, invece sta venendo molto carino. Per me va può andare bene. Ci piace? Cosa così, dite? Sì? È una bella idea questa? È personale, a me piace, io credo che attaccherò. Ah, quindi non ce lo lasci nel nostro non studio? Lo so, io pensavo di appenderlo per arredare. Va bene, vedremo. Complimenti, bella idea Mimma. E restate con noi perché non è finita qui. Alice questa volta ne ha preparata una. So che adesso ci stupirà. Restate con noi, tra pochissimo torniamo con idee nelle mani.